Aspettando la Cinzia al Balonga e con lo sprint in campionato ancora da lanciare, il Pineto mette in cassaforte anche la semifinale di Coppa Italia, confermandosi cannibale della quarta serie. 4-1 alla Poteolana ed ennesimo pomeriggio da cerchiare in rosso per i biancazzurri di Amaulo. Malgrado il turnover, malgrado un vantaggio di 6 punti da continuare a difendere sulla Vigor Senigallia, non c'è nulla che sembra possa arrestare una marcia incredibile. E adesso il penultimo atto contro il Lamezia, con sede che andrà sorteggiata. Come detto, tanti cambi in casa biancazzurra, ma al primo sussulto il Pineto passa. Il piazzato di Milani trova Forgione a centro area libero di correggere alle spalle di Lamberti il pallone dell'1-0. Ennesimo centro per il centrocampista, vero colpo del mercato invernale. Qualche altro giro di lancette e la qualificazione potrebbe già essere al sicuro. La Puteolana sbaglia clamorosamente l'uscita a palla al piede. Allegretti si ritrova solo contro Lamberti, che gli sbarra la strada due volte. Occasione clamorosa gettata alle ortiche dai padroni di casa. Sprazzi anche dei campani a metà tempo. Serve la tempestività di Ceccacci per anticipare Abercorn su invito di Guarracino, ma dal corner seguente è Escobar a spuntare con la zampata finale che regala il pareggio illusorio alla squadra di Marra. Illusorio perché due minuti e Milani, direttamente dalla bandierina, sorprende la retroguardia della Puteolana e riporta nuovamente avanti il Pineto. Amaulo lascia Domizzi negli spogliatoi, toccato duro a fine tempo per far spazio a Minincleri, match winner di Montegiorgio, ma in Maio al 50esimo attraversarsi da uomo assist, ma anche stavolta Lamberti chiude la porta al destro da buona posizione di Allegretti. Risposta a campana pressoché immediata, Rimoli da sinistra per la testa di Abercorn, che arriva all'appuntamento ma centra in piano la traversa prima che la retroguardia biancazzurra riesca a spazzare. Opportunità ancora più ghiotta quella che al 64esimo si ritrova sui piedi Milani. Il nuovo entrato in Giambè con l'ausilio di Allegretti orchestra una ripartenza che sarebbe micidiale se non ci fosse il solito Lamberti a sbarrare la strada al numero 29 biancoazzurro. La doppia mandata sulla qualificazione però arriva al minuto 78. Allegretti subisce fallo da Lamberti in area di rigore dopo una ripartenza di Minincleri, e Rinaldi di nuovo in ligure concede il tiro dagli 11 metri ai padroni di casa, trasformato proprio da Allegretti che spiazza Lamberti dopo le furibonde proteste campane. Allegretti che avrebbe anche il pallone del poker sul servizio di Ingiambè, che sgasa e va via, ma il mancino volante da posizione invitante è altissimo. Puteolana mai rassegnata ad alzare bandiera bianca e che prova a riaprire di nuovo il match con Abercorn, che supera De Gidio ma trova a porta spalancata solo l'esterno della rete. Errore che i campani pagano a caro prezzo subito, perché Traini, entrato nella ripresa all'ultimo giro di lancette dei regolamentari, spara sotto la traversa e la 4-1, mandando il Pineto in semifinale e confermando che questa per i biancazzurri può rivelarsi davvero una stagione magica.